In tutto il mondo ce ne sono 40, in Italia sono 3 a Catania, a Pavia e qui a Trento sono i centri di protonterapia che utilizzano i protoni invece delle radiazioni per curare alcune forme di cancro. Andiamo a vedere. Il trattamento radiante tradizionale ha la caratteristica di avere una certa tossicità per i tessuti sani in quanto li attraversa completamente. La differenza nell'uso invece di protoni, quindi radioterapia con protoni, la caratteristica è quella di poter fermare la dose di radiazione dove vogliamo e quindi avere un maggiore controllo e la possibilità soprattutto di evitare l'irradiazione dei tessuti sani. Non ci sono problemi nel fare trattamenti combinati durante la terapia con i protoni e ovviamente irradiando noi meno tessuti sani permettiamo al corpo di tollerare meglio quello che è sia l'effetto della radioterapia ma anche l'effetto delle terapie concomitanti. Viene indirizzato questo trattamento a tumori complessi per forma, posizione o perché particolarmente in tessuti delicati e quindi noi cerchiamo di indirizzarlo verso tumori difficili, ad esempio quelli della base cranica o della colonna vertebrale. Dove bisogna risparmiare il midollo osseo piuttosto che il cervello perché irradiare parti così delicate purtroppo poi dà degli effetti secondari importanti. Lei parlava appunto di un processo molto costoso. Possiamo dare un termine di paragone rispetto alla radioterapia, quella che sta in quasi tutti gli ospedali? Diciamo che la costruzione di un centro ha un costo che è attorno a tre volte e mezzo quello di un normale centro di radioterapia. E quindi insomma un impegno molto importante che ci fa questo è costato attorno ai 100 milioni di euro e poi c'è tutto un grosso problema di manutenzione, certo, gestione della macchina. Questa è la TAC dove il paziente viene sistemato, immobilizzato, perché il trattamento deve essere riproducibile e si prendono le prime immagini che fuse assieme alla risonanza e alla PET ci permetteranno di avere il tumore e gli organi sani da risparmiare, cosa che faremo poi digitalmente con i nostri fisici. Quindi assemblate queste tre diagnostiche, i risultati, e a che serve fare questo lavoro? Questo ci serve per poter valutare la zona da colpire, il nostro bersaglio, valutare bene tutti gli organi circostanti da evitare e quindi pianificare il trattamento in modo che sia il più possibile efficace e il meno possibile tossico. Il grande problema sta però nella immobilizzazione, perché se il malato un po' si muove qui o se si muoverà durante la protonterapia? Questo è assolutamente da evitare, infatti i sistemi di immobilizzazione sono spesso anche molto invasivi proprio perché il paziente deve rimanere in questa posizione per tutte le 30, a volte 40 sedute di terapia sempre nello stesso preciso posizione in cui noi l'abbiamo preparato. E questa è la protonterapia, quello che si vede perché alle spalle. Certo, tutta la struttura che lo sostiene è dietro. Qui è quello che vede il paziente che viene immobilizzato nella stessa posizione della TAC su questo lettino. Poi da questa zona esce praticamente il fascio di protoni che deve colpire il paziente e la macchina gira a 360 gradi e viene indirizzata sul volume bersaglio come pianificato precedentemente. Noi abbiamo elaborato le immagini che abbiamo visto prima con la TAC, risonanza e PET, abbiamo dato le nostre indicazioni, diversi colori esprimono la dose che viene erogata sul paziente. Di protoni per trattare quel tumore particolare. Certamente. E invece in quest'altra parte della vostra stazione di controllo? Questa è l'ultima fase del trattamento dove viene quello che abbiamo elaborato viene erogato sul paziente direttamente. Quindi tutto quello che era prima virtuale diventa poi a questo punto reale e questa è la seduta classica di trattamento. Ma quanto dura un ciclo di protonterapia? Un ciclo dura circa 30-40 giorni, viene erogato 5 volte a settimana, ogni singola seduta una mezz'ora circa di disturbo per il paziente. Direttore, una metodica molto innovativa, molto costosa, ma abbiamo visto è meno impattante rispetto alla radioterapia. Allora che dobbiamo fare? Chiudere tutte le radioterapie e installare solo questa? No, questo assolutamente no. È una metodica questa che si complementa, che può essere accompagnare la normale radioterapia, va riservata a casi selezionati che i radioterapisti italiani sanno ben individuare, sanno indirizzare al nostro centro. Ed infatti il 75% dei pazienti viene da fuori regione e
questa è una struttura che è nazionale o sovranazionale, non deve essere impiantata in ogni città. In Italia ci sono 3 milioni di anziani non autosufficienti, sono persone che hanno bisogno di tutto, di un'assistenza quotidiana, eppure appena il 3% di queste persone riesce ad ottenerla a casa propria e appena il 2% è ricoverato in una RSA, sono le residenze sanitarie assistenziali. In Italia ce ne sono 6.700, 240.000. Appena 240.000 i posti a disposizione. Qui siamo a Trento. Direttore, quante ce ne sono qui nel Trentino di strutture come la vostra? Sono poco più di 40 in tutto il territorio provinciale. Posti letto a disposizione? 4.500 circa. E che tipologia di ospiti avete qui? Abbiamo anziani gravemente non autosufficienti che ottengono qui un servizio sanitario completo, il medico, l'infermieristico, la fisioterapia e gli operatori sociosanitari. Voi avete due tipologie di ospiti, quelli che vengono in regime di convenzione con la ASL e quelli privati, diciamo. Qual è la differenza? Quelli che vengono in convenzione sono persone che hanno ottenuto questo diritto e che evidentemente vengono anche coperti dal servizio sanitario provinciale. Gli altri sono persone che hanno questo bisogno ma che non hanno ancora ottenuto questo diritto. E pagano tutto e intero, pagano di tasca propria. I primi però comunque contribuiscono in qualche modo. Voi avete quanti soldi dall'ASL e quanti soldi dalla persona? Nel caso del convenzionamento sono poco più di 70 euro al giorno dall'azienda sanitaria e poco più di 50 euro al giorno che paga l'ospite. Mentre invece chi viene privatamente, voi ne avete una quindicina, sì, su per giù? Sì, grosso modo sì, pagano 100 euro al giorno. Sono 3.000 euro al mese. Che però sono un'alternativa al servizio di badantato e agli altri servizi che comunque la famiglia deve comprare sul mercato. Perché qui avete tutte le patologie tipiche della terza età, tutte tra cui Alzheimer, tutte le demenze in generale e le polipatologie legate ai grandi anziani, così come vengono chiamati. C'è un primo, un secondo piano dove ci sono le stanze di degenza e a questo piano ci sono i blocchi dei servizi, la fisioterapia, la cucina, la sala da pranzo e i luoghi, come ha detto lei, di socializzazione. Questa peraltro è una struttura del tutto autosufficiente da un punto di vista energetico, impatta poco sull'ambiente, perché? Questa è una struttura che ospita una comunità molto grande e quindi noi siamo autosufficienti, produciamo quello che pannelli possiamo. Solari? Geotermico e una particolare attenzione nella costruzione. Alla coibentazione, insomma non solo è bella ma è molto funzionale. Soprattutto dovrebbe essere funzionale. Ma come si sta qui, signora? Beh, insomma, bene e qualcosa che... Stava un po' meglio a casa sua? Ma non c'è dubbio, così purtroppo. Bisogna... Come mai è dovuto venire qui? Perché sono sola. Io durante il giorno faccio maglia, prego, e sto alle direttive della casa. Mille cose, non sta ferma un attimo? No. Cos'è che deve fare? Senta, ma come si mangia qui? Mangiamo quello che portiamo, che ecco. Portano. Lei a casa sua cucinava meglio? Certo, perché facevo la cuoca. Mio marito mi accudiva a casa e così. E poi era un po' stanco e io ho detto mi ritiro a casa famiglia, mi trovo bene, anche perché non stavo più sulle gambe, non riuscivo a camminare. Adesso qualcosa riesco a fare. In questa residenza voi avete stanze singole e doppie. Questa è una tipica stanza doppia che trova degli accorgimenti particolari fin dal bagno, che può essere usato con persone che hanno scarsa mobilità. Poi abbiamo questa tecnologia che ci consente di sollevare le persone e di mobilitarle all'interno della stanza. E perché cercando... è importante questo? Perché le persone, se non si mobilitano, evidentemente possono incorrere in particolari problemi di carattere sanitario come le piaghe da decubito.
Poi noi cerchiamo ulteriormente, lavorando su delle persone molto anziane, di garantire comunque un minimo di privacy attraverso questo genere di tecnologia. È appena uscito questo libro, Medicina insolita per non medici, di Giorgio Dobrilla, che è un grande, non solo della medicina, ma soprattutto della divulgazione scientifica. Professore, buongiorno. Salute. Allora, mette insieme vari aspetti di cose anche che noi non sappiamo, poco conosciute della nostra sanità. Le faccio un esempio di Bolzano. A Bolzano c'è un servizio di medicina iperbarica, di terapia iperbarica, che per alcune cose è veramente salvavita, per altre un po' più discutibile. Ma pochissimi bolzanini sanno che esiste. E di chi è la colpa, professore? La colpa principale è dei media, che informano poco su queste cose. Però anche del medico di famiglia. Certamente. Il punto centrale della sanità pubblica è quello di un rapporto ottimale col medico di famiglia. Lei ha nominato la terapia iperbarica, molto utile per certe patologie, però è stata utilizzata anche molto impropriamente. Si ricorderà, la gente andava negli Stati Uniti, qualcuno c'è morto in una camera scoppiata e quant'altro. E queste sono le bufale di cui lei tratta molto diffusamente in questo libro. Come ci difendiamo dalle false informazioni che circolano sul web? Bisogna intanto avere, come dicevo, un rapporto ottimale col medico, che informa lui dove possiamo fare certe cose. Non basta dire a un ammalato: lei deve operarsi bene. Bisogna che gli dica io dove andare, qual è il chirurgo adatto, eccetera. Ma la gente non si fida perché l'ha detto il web, perché c'era un sito sul web che diceva un'altra bisogna cosa. Bisogna perdere tempo e pazienza e spiegare al paziente che il web è una mina vagante. È una mina vagante per il fatto che sul web troviamo di tutto, come si trova di tutto in una guida telefonica. Ci sono dei siti affidabili. La minoranza. E gli altri purtroppo no. Lei in questo libro, Medicina insolita per i non medici, parla della famigerata sindrome delle gambe senza riposo, no? Per cui su questa e su tante altre patologie la filosofia è quella di curare i sani, perché questo. I sani sono la maggioranza rispetto ai malati. Riportavo un'affermazione di un grande dirigente farmaceutico, diceva: qual è l'obiettivo del marketing? Vendere. Se vendiamo i sani guadagniamo molto di più, certo, che vendere i malati. Professore, veniamo ai vaccini, dove la polemica non finisce mai. Vaccini che secondo alcuni provocano gravi patologie come l'autismo e quant'altro. Queste bufale vere e proprie sono state smentite nel corso di questi 30 anni mille volte in tutto il mondo, da tanti studi. Ma perché la gente continua a credere, secondo lei, a queste? La gente continua a credere perché legge poco e quando legge, torniamo ai media, che non sono colpevoli, però non basta dire che l'autismo è una bufala, bisogna dirlo e ridirlo, perché una cosa che scrivo, credo anche nel libro: l'occhio non vede e cuore non duole. Noi non vediamo più gente che passa con la paralisi infantile. Io quando ero ragazzo non c'era settimana che non vedevo qualcuno. Adesso non se ne vedono più. O col vaiolo. O con vaiolo addirittura sconfuso. Ovviamente. Quindi non vedendo siamo poco sensibilizzati. E pensiamo che non ci siano più quelle malattie. Non c'è più, che non ci abbiamo più bisogno. Ma quelle malattie non ci sono più grazie ai vaccini. Grazie ai vaccini che devono avere un'efficacia e coinvolgere più del 95% delle persone. Insisto nel dire che chi non si vaccina su alcune cose fondamentali non danneggia solo se stesso, danneggia la comunità. Tra l'altro siamo alla vigilia della stagione influenzale, quest'anno sarà particolarmente aggressiva l'influenza, quindi? Quindi la vaccinazione va assolutamente raccomandata e soprattutto per fasce di popolazione a rischio. Professore, con i nuovi farmaci, quelli biologici, quelli che soprattutto contro il cancro, ma anche per varie patologie come l'artrite, il diabete, l'ipertensione, sono farmaci che funzionano benissimo, sono quelli di ultima generazione, ma sono costosissimi, molti temono che il sistema sanitario nazionale prima o poi collasserà sotto il peso e la spesa per questi farmaci. Lei solleva un problema enorme, dico sempre quando faccio qualche chiacchierata in giro: se dovessimo trovare che la terapia che debella il cancro del pancreas costa 1 miliardo, si curerebbero 5 persone al mondo, insomma, certo. 10. Quindi il rapporto rispetto... C'è un problema etico, però, e anche se di sostenibilità. E a chi però darli? Ecco, e questo
un problema che riguarda, credo che lei alluda a questo, ai farmaci di ultima generazione per la terapia dell'epatite C, che la selezione di pazienti che ne possono beneficiare a gratis, come si dice, è limitata a quelli che hanno già la cirrosi e un rischio forte di avere il cancro. Allora chi si domanda, ma allora quelli invece che prevenire la cirrosi e il cancro dobbiamo trattare quando... quindi problema di costi. Senta, professore, c'era un farmacista che io conoscevo che aveva come motto vita lunga e malaticcia. Il suo motto invece qual è? Beh, dico, vita lunga la più sobria possibile, senza neurosi però. Non posso avere la neurosi ogni volta che mi metto a tavola, oddio cosa devo mangiare. E non si può soprattutto pretendere, oltre una certa età, che a ogni disturbo debba corrispondere l'assunzione di un farmaco, perché è insostenibile. Il Trentino è un posto meraviglioso anche per gli animali, qui ce ne sono moltissimi selvaggi. Certo, la convivenza non è sempre perfetta, magari qualcuno decide a un certo punto che vuole farsi il selfie con i figli dell'orso e Danizza muore. Ricorderete quella storia che ha fatto purtroppo il giro del mondo. Qui però siamo nel centro del recupero dei volatili selvatici della provincia di Trento ed è gestito dalla LIPU. Direttore, salute. Dietro di noi, per esempio, abbiamo uno stupendo corvo imperiale. Questo è un chiaro esempio di come non si devono allevare gli animali. Questo è un uccello imprintato, vedete se sta vicino a noi senza problemi, perché è stato allevato da piccolo. Poi è scappato dalla voliera e quindi era abituato a stare con le persone, addirittura beccava le persone. Abbiamo dovuto catturarlo e portarlo qua, purtroppo starà qua a vita perché come si libera è troppo abituato alla gente. La gente, c'è chi ha paura, c'è chi... Gli animali selvatici devono stare in natura e non nei salotti di casa. Facciamo dei danni. Un animale meraviglioso agli arresti domiciliari per tutta la vita perché altrimenti morirebbe. Purtroppo non morirebbe, però potrebbe creare dei danni, perché è abituato alle persone, va sui poggioli, va vicino ai bambini, alla gente... Direttore, in questo centro quanti ne avete di animali selvatici da liberare, da curare? Durante l'anno arriviamo a curarne circa 700, il 50% vengono liberati, altri purtroppo muoiono e altri sono ancora qua in degenza. Alcuni ce ne avete alcuni dal 2008 addirittura che sono qui da voi. Sono dei... Ma perché reali arrivano da voi? Con quali problematiche? I problemi sono molteplici, sempre dovute alle attività umane. Innanzitutto l'impatto con i vetri, con i cavi elettrici. Le vetrate ultimamente si costruisce tantissimo con il vetro senza pensare agli uccelli che vanno a sbattere, sono tantissimi. Abbiamo uccelli provenienti da azioni di bracconaggio, cioè impallinati oppure catturati con reti, cadute dal nido, a volte non sarebbe necessario nemmeno raccoglierli. E invece la gente vede un uccellino a terra che fa i primi voli e subito va a raccoglierlo e lo porta qua. Sbagliatissimo, si raccolgono solamente quando sono in chiaro pericolo di morte. O comunque si telefona alla LIPU e si chiede e consiglio. Ecco, quanto incide il bracconaggio anche in questa parte d'Italia? Anche in Trentino incide parecchio. Non arrivano tutti da noi, ma insomma, per quanto riguarda l'uccellagione oppure il bracconaggio anche sui caprioli e roba del genere, insomma, c'è parecchia. Soprattutto il bracconaggio, anche noi l'abbiamo in periodo estivo, quando ci sono le nidificazioni, vengono a prendere i nidi con i piccoli dentro per poi allevarli e rivenderli ai cacciatori come richiami. E quindi adesso che sono proibiti i roccoli in tutta Italia, a maggior ragione il bracconaggio è più fiorente di prima perché costano di più adesso recuperare determinate specie. Ci vuole un'enorme crudeltà appunto a considerare delle meraviglie della natura come queste un richiamo che poi appunto farà strage di altri animali, di altri uccelli. Ringraziare il Corpo Forestale Provinciale, che fortuna è molto attivo su queste cose e quindi si dà da fare parecchio. Animali come questi vanno tutelati, vanno rispettati e vanno amati, sono delle vere meraviglie della natura, anche loro come tutti noi hanno il diritto di abitare su questo pianeta. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo.